Benvenuti a questa prima lezione dei corsi Linux 2018, sottotitolo Kit di sopravvivenza per studenti. Cosa vogliamo intendere con kit di sopravvivenza per studenti? Allora, io sono un vostro collega anziano, sottolineo anziano, sono qui nel Politecnico dal 2009. Sì, fanno 9 anni di Politecnico. Quindi nel corso degli anni ho avuto una certa esperienza, mio malgrado, su cosa effettivamente il Politecnico vi spiega, cosa non vi spiega, cosa vi serve, cosa non vi serve. E generalmente un po' di nozioni, specialmente per quanto riguarda Linux, l'utilizzare Linux, vengono date un po' per assodate, le dovete sapere in anticipo. Specialmente se fate dei corsi tipo informatica, generalmente tipo seconda, terza lezione vi dicono ok, installate Linux e usatelo. Generalmente questa esperienza potrebbe essere vagamente dolorosa. Io mi ricordo la prima volta che ho installato Linux, era una figata perché prendeva fuoco tutto, perché era il tempo in cui l'intero desktop andava in fiamme. Però cominciavano ad arrivare dei dolori del tipo sì, ok, ma come scrivo codice, ma come faccio a compilare, sì, ma questa cosa come la faccio, ma i file come li gestisco, sì, c'è un terminale, bellissimo, a cosa serve? Quindi tutta una serie di nozioni che il Politecnico non vi dà, e quindi abbiamo deciso di fare queste 3 lezioni per cercare di darvi un'infarinatura generale in modo tale che possiate uscire da qui e dire ok, io ho installato Linux, ho usato Linux e sono ancora vivo per raccontarlo. Quindi questo è lo spirito dei corsi Linux di quest'anno. Una domanda personale che volevo chiedervi: quanti di voi hanno il corso con Stefano Cherubin? Lo riconoscete perché ha una barba immensa e molto secco e i capelli lunghi? Ok, nel caso, questa è la mia mail, mandatemi un cuoricino, che lo voglio sapere. Non glielo dirò esplicitamente, perché non glielo dico, però mandatemi un cuoricino così lo so, e ci sarà tanto affetto che girerà per l'internet. Ok, detto questo, torniamo a noi. Prima però di parlarvi di Linux, questo è il corso Linux, facciamo una breve introduzione, però prima di parlarvi del corso Linux vi voglio spiegare un attimo che cos'è il Free Software. Noi abbiamo detto che siamo un'associazione che si occupa di promuovere il Free Software. Cos'è il Free Software? Questa parola strana. Iniziamo con le 4 libertà fondamentali, che sono 4 frasi che identificano cos'è il Free Software. La libertà 0, quella più facile, è la libertà di eseguire il programma come si desidera per qualsiasi scopo. Quindi io ho l'eseguibile, lo posso eseguire. Semplice. La libertà numero 1, la libertà di studiare come funziona il programma e modificarlo per le proprie necessità. Quindi io devo poter mettere mano al codice in modo tale da poterlo riscrivere, poterlo adattare a quello che devo fare io. La libertà 2 è la libertà di redistribuire copie in modo da aiutare gli altri. Se io faccio delle modifiche al codice e ritengo che queste modifiche possano servire a qualcun altro, devo poter distribuire la mia copia del codice migliorata. Ovviamente il miglioramento potrebbe essere relativo. Poi la terza è la libertà di migliorare il programma e distribuire pubblicamente i miglioramenti da voi apportati, in modo tale che tutta la comunità tragga beneficio. È un po' il continuo del punto 2, quindi poter scrivere nuovo codice per il codice che già esiste, poter dire io ho scritto questo nuovo codice alla comunità e fare in modo che la comunità intera che usa quel codice possa usufruirne. Cerchiamo però di spiegare anche cosa non è il Free Software, perché purtroppo gli inglesi qui hanno una limitazione, che è la parola free. Free in inglese vuol dire fondamentalmente 2 cose, gratis e libero. Quello che noi intendiamo come free software è software libero. La frase in inglese sarebbe free as freedom, not as beer.
Quindi cerchiamo di capire che cosa non è il free software. Il free software non è software freeware. Non stiamo parlando di software gratis. Cioè non è che se qualcuno vi dà gratis il suo software, allora quello è software libero. Non c'entra niente. Ok. Si suppone che buona parte del free software sia software anche gratuito, ma non è quello lo scopo del free software. Per lo stesso motivo non si sta parlando di software non commerciale. Cioè non vuol dire che se io sviluppo free software, se sviluppo software libero, se rilascio il codice non ci posso guadagnare sopra. Ci sono fior fior di aziende che lavorano col free software e hanno dei fatturati non indifferenti. E l'ultimo punto, che è un po' strano, è open source. Questa parola, open source. Open source significa semplicemente che io posso vedere i sorgenti del mio eseguibile, cioè io posso vedere i sorgenti del programma che sto eseguendo. Non vuol dire avere davanti free software, perché l'open source è quello che viene prima, cioè io prima ho del software open source e poi ho del software libero, ok? Quindi il software libero è un sottoinsieme abbastanza più ristretto dell'open source. Ci siamo fino a qui? Se qualcuno ha delle domande da farmi nel frattempo, alzi la mano, io proverò a rispondergli, okay? Ok? Quindi adesso abbiamo spiegato cos'è il free software, cerchiamo di capire cos'è Linux. Linux è un sistema operativo, quindi l'insieme dei programmi per far funzionare il computer e farci qualcosa di utile e divertente. Alternativa a Windows, bla bla bla. Questa è la definizione che dà il sito linux.it, che è il primo sito che trovate quando cercate la parola Linux su Google. Quindi adesso inchinatevi tutti in penitenza perché abbiamo detto una minchiata. Quindi scusaci, Santi Gnusus, ho detto una cosa molto stupida, perdonami, ti prego. Perché actually is GNU Linux. Perché? Perché Linux è soltanto il kernel del sistema. Quindi Linux è il kernel. Il sistema operativo è GNU, che è un acronimo per GNU is not Unix. A noi programmatori piacciono tantissimo gli acronimi, specialmente quelli ricorsivi. Quindi nella vostra chiediera vedrete un sacco di acronimi che sono ricorsivi, la cui, diciamo, significato è totalmente nullo, perché GNU is not Unix è ricorsivo e non vuol dire niente, se non il fatto che GNU non è Unix, che è un altro sistema che c'era prima. Quindi il nome giusto è GNU Linux, quindi ricominciamo da capo. Cos'è Linux? Linux è un kernel. Questa che vedete qui è la prima mail che mandò Linus Torvalds nel presentare il suo progetto. I'm doing a free operating system. Era il 91, aveva altre pretese. Just a hobby, won't be big and professional like GNU. Quindi voleva fare un sistema operativo, voleva che fosse solo un hobby per sostituire un altro sistema operativo che stavano usando all'epoca. Quindi, questo hobby, parliamo un attimo di questo hobby. Questo piccolo hobby è arrivata, questa è la versione 4.13, è l'ultima versione di cui abbiamo effettivamente delle notizie a livello numerico. Quindi quando noi parliamo della versione 4.13 abbiamo avuto bisogno di 1681 sviluppatori provenienti da 225 compagnie diverse per un totale di 24.766.703 linee di codice, che sono un tantino. Quindi quando noi parliamo di questo progetto, parliamo di progetto Linux, parliamo del più grande progetto open source e free software al mondo. Però cerchiamo di capire anche dov'è Linux. Se è un progetto così grosso, ci hanno lavorato 220 compagnie, ci hanno lavorato 1600 sviluppatori, dov'è? Perché non lo vedo? Perché nella vita di tutti i giorni è la prima volta che l'ho sentito nominare perché c'è il professore che mi ha detto installalo. Allora, Linux principalmente è sui server. Se voi andate in giro per l'internet, se andate a contattare qualche server, buona parte di essi monta Linux, ok? Il mercato Microsoft, l'ultima volta che ho controllato, era tipo il 30%, il restante è praticamente tutto Linux. Altro punto in cui sono i modem e i router.
quando voi prendete il router che ve lo dà per esempio Fastweb, quel router monta dentro un sistema Linux per funzionare. Altro punto molto forte sono i sistemi embedded. Quando è un sistema molto piccolo, visto che Linux ha una flessibilità molto elevata, riesce a far funzionare appunto i sistemi embedded. Evoluzione dei sistemi embedded sono l'IoT. L'Internet of Things, questa bellissima buzzword che ci ha portato gli scolapasta che si attaccano a internet. Letteralmente, l'ultima volta che ho controllato, quantomeno una padella che si attaccava a internet, che l'accendevi da smartphone, esisteva. E anche qui molti di questi sistemi sono su base Linux. E poi gli smartphone, Android, ancora per un po', è basato su kernel Linux. Quindi, quanti di voi hanno un Android? Guardatevi, state già usando Linux, ma che bello! Poi, ultima cosa, il cinema. Quando andrete a rivedere queste slide, quello è un link, lo potete cliccare, vi manderò un video. È un video molto particolare perché è una presentazione di una demo che ha fatto la Pixar, che appunto ha presentato questo suo software per la produzione real time per il loro film, che è una presentazione fatta interamente su un sistema Linux. Perché cosa succede al cinema? Al cinema hanno bisogno di enorme potenza di calcolo, quindi hanno delle server farm abbastanza grosse per poter renderizzare i loro film, e quelle server farm montano Linux tradizionalmente, perché a un certo punto è arrivata IBM e ha detto: ehi, io ti do questa macchina che costa molto meno, che fa esattamente le stesse cose che fai prima. E quindi alla fine ci siamo trovati con queste server farm che usano Linux, quindi usavano Linux dietro, hanno deciso di usarlo anche avanti. Quindi anche al cinema c'è un po' di pinguino. E sì, e poi nelle padelle. Quindi perché Linux? Abbiamo detto GNU Linux, questo sistema operativo. A noi studenti del Politecnico che siamo qui a soffrire per cercare di tirare un voto a casa, cosa ci interessa Linux? Innanzitutto perché it's a powerful tool, è uno strumento molto potente, perché un sistema GNU Linux, come abbiamo detto, è estremamente flessibile, quindi si può adattare facilmente sia per un sistema embedded sia per supercomputer e tutto quello che sta in mezzo. E soprattutto per quanto ci riguarda, un sistema GNU Linux ha tutta una serie di strumenti integrati che vanno a favorire il nostro lavoro, specialmente di programmazione. Quindi generalmente, quando dovrete programmare nella vostra vita, lavorare su un sistema Unix vi aiuta molto in questo vostro obiettivo. Se qualcuno vi dice il contrario, non ha mai installato Python su una macchina Windows. Potrebbe essere l'ultima cosa che fate in vita vostra. Quindi, Linux è uno strumento potente, però è anche un playground fantastico. Se siete smanettoni, e come ogni buono smanettone vi piace smontare le cose e vi piace vedere dentro come sono fatte, Linux è un parco giochi fantastico, perché potete letteralmente smontarlo pezzo pezzo e andare a vedere ogni singola parte del kernel, del sistema operativo, dell'interfaccia grafica, di qualsiasi cosa, e andare a vedere come è fatto. Andare proprio fino alla virgola, al punto e virgola, come è stato scritto. Questa è una cosa che potete fare solo su un sistema aperto, perché se non avete il codice e ve lo chiudono e vi dicono da qui in poi hic sunt leones, non è la stessa cosa. Quindi, se vi piace esplorare, cercare di capire come altre persone hanno lavorato, cercare di capire, di prendere ispirazione da loro, magari per fare un vostro progetto, Linux è sicuramente un ottimo parco giochi. Oltre ad essere molto divertente da distruggere e poi tentare di rimontare, però quello è un altro discorso. Quindi, abbiamo parlato un po' di Linux, cerchiamo di parlare un attimo di distro. C'è questo concetto in Linux, che è una distro. Perché
In realtà non esiste un'unica versione di GNU Linux, perché come disse un famoso robot di una famosa serie, se a me non piace una cosa mi faccio la mia con Blackjack e squillo di lusso. Possiamo anche evitare il Blackjack. Quindi esistono varie distro che sono praticamente comunità di sviluppatori o società che fanno la propria distribuzione Linux, quindi fanno la propria versione, mettiamola così, no? Che mettono online e dicono: ok, questa è la mia versione del sistema operativo Linux. Quindi elenchiamo un po' le distro, quelle diciamo più grosse, più famose. Ubuntu. Ubuntu è la distro forse più famosa e più grossa che abbiamo. È una distro che è pensata particolarmente ed è particolarmente adatta per il neofita o chi come me non ha sbatta di installare roba. Quindi Ubuntu generalmente quindi è la distro appunto più diffusa ed è pensata per questo utilizzo. Se trovate Ubuntu complessa, comincio a dubitare un pochino delle vostre capacità mentali, però c'è Linux Mint. Linux Mint è una derivata di Ubuntu che fondamentalmente cerca di facilitare ancora di più il lavoro a chi all'utente finale, no? Quindi cercando appunto di rendere il passaggio a Linux il più possibile indolore. Poi abbiamo Debian. Debian è un po' il nostro nonno rompicoglioni, che sta lì, esiste, lo usiamo, ogni tanto lo incontriamo, lo salutiamo, tutti ci basiamo su di lui, però poi il poverino rimane un po' nell'ombra, non tanto perché poi alla fine il 90% delle distribuzioni sono Debian based. Quali sono le particolarità di Debian? La particolarità di Debian è una: loro fanno della stabilità il loro cavallo di battaglia. Vuol dire che quando esce una nuova versione di Debian è stata testata un tempo infinito, cioè ogni pacchetto è stato testato, ritestato e ritestato e ritestato fino a quando non erano sicuri che quel pacchetto fosse stabile. Quindi quando voi installate un sistema Debian siete sicuri, ragionevolmente sicuri, che non vi esploderà niente in faccia. Dall'altro lato dello spettro abbiamo Arch Linux. Arch Linux fa esattamente il contrario di Debian, cioè punta estremamente sul nuovo, di avere il pacchetto bleeding edge, di avere la roba che è stata compilata per la prima volta l'altro ieri sera da un tizio probabilmente sbronzo, ma noi ci va bene così e vogliamo quel pacchetto perché è l'ultimo. Quindi da un lato avete l'ultimissima versione di tutti i programmi, wow che figata! Probabilmente la metà di questi sono rotti, ma non ci interessa, perché noi vogliamo l'ultimo pacchetto disponibile. Questa è un po' la filosofia di Arch. E poi l'ultima versione è Gentoo. Gentoo è una bestia strana, perché Gentoo dice che a noi i pacchetti non ci piacciono, quindi compiliamo tutto. Quindi per installare Gentoo prendetevi un mesetto di vacanza, rilassatevi, fate il tè e iniziate a compilare. Tanto, compilate tanto, perché vi piace compilare. Quindi, a chi ho consigliato Gentoo? A voi novizi? No! Proprio no! Cioè, questa è la peggior distro che una persona possa iniziare con Linux. Però, se volete effettivamente avere, uno, il controllo totale su quello che installate sulla macchina. Due, volete sapere esattamente cosa sta succedendo, quindi quali sono i vari componenti che formano un sistema operativo, avete un po' di tempo da perdere e volete imparare e avete pazienza, molta pazienza, ancora un po' di pazienza, potete installare Gentoo. Buona fortuna. Ultima cosa, parliamo delle live. Questa caratteristica particolare di Linux. Cos'è una live? Allora, molte delle distro di cui abbiamo parlato, anche Gentoo mi pare, non hanno bisogno di essere installate effettivamente sulla macchina per poter funzionare, perché basta creare una chiavetta USB e fare il boot da chiavetta. Quindi voi potete avere questa chiavettina, la inserite nel PC, andate nelle impostazioni del BIOS, dite fammi il boot da chiavetta,
adesso dovrebbero farlo più o meno tutti i PC, e da lì potete far partire il sistema operativo e usare il vostro sistema operativo senza toccare quello che c'è sulla macchina. E se siete ingegneri, specialmente ingegneri informatici, vi consiglio sempre di avere una di queste chiavette in tasca, perché una live Linux può salvarvi la vita, perché arriverà sempre, e ve lo assicuro, il vostro amichetto che vi dirà: non mi si accende più il PC, mi si blocca qui, mi si blocca là, devo recuperare i miei dati. Se avete una chiavetta Linux è abbastanza facile, altrimenti dovete smontare tutto il PC, staccare il disco, attaccare il disco esterno e cercare di recuperare i dati da là. Si può fare, però con la chiavetta si fa prima. Quindi generalmente avere una chiavetta Linux è quello che vi salva la vita. Io con questo chiudo questa brevissima introduzione. Se avete delle domande da farmi adesso, potete farmele, anche su che cosa devo fare io da qui ai 9 anni e come faccio per non finire come sei finito tu. È una domanda legittima, potrei mettermi a piangere, ma non è una domanda legittima. Ok, allora io vi ringrazio e lascio la parola al mio collega che adesso sta registrando, e quindi facciamo a cambio, per farvi parlare un pochino di terminale e come potete sopravvivere parlando del terminale. Grazie mille.